Io sono Gianluca, ha finito del Formez e come per i precedenti webinar ho il compito di condurre e facilitare questo terzo e ultimo webinar del ciclo dedicato all'accessibilità dei siti web. E come sapete ormai ci prendiamo qualche minuto all'inizio del webinar per darvi delle informazioni, diciamo, di servizio per poter seguire il webinar e delle indicazioni sul ciclo. Oggi è il terzo webinar. Nel primo abbiamo parlato della dichiarazione di accessibilità, nel secondo strumenti di progettazione dei siti web e nel webinar di oggi parleremo invece degli errori di implementazione più comuni. Mi prendo giusto qualche minuto per darvi le indicazioni per seguire questa attività e per ricordarvi che tutti i materiali, le presentazioni dei relatori e la registrazione integrale del webinar saranno disponibili già a partire da oggi pomeriggio su Eventi PA, sulla pagina da cui vi siete iscritti a questo ciclo di webinar. Gli attestati di partecipazione al ciclo verranno invece rilasciati a partire dalla settimana prossima. Siete veramente tanti, quindi ci serve un po' di tempo per poter verificare le presenze e attestarle su Eventi PA, quindi già a partire dalla metà della settimana prossima potrete dalla pagina I miei eventi scaricare l'attestato. L'attestato verrà rilasciato solo a coloro che hanno seguito almeno due webinar su tre. Non era un evento singolo, era un ciclo, quindi abbiamo definito una soglia minima di partecipazione all'intero ciclo. Al momento siete quasi 400, il numero sta crescendo velocemente, quindi vi ricordo qualche altra indicazione. Durante il webinar non potrete intervenire a voce, siete veramente tanti oggi, quindi non abbiamo la possibilità di dare la parola a tutti i partecipanti, però potete utilizzare la chat così come stanno facendo molti di voi per interagire con gli esperti. Quindi in qualsiasi momento potete fare delle domande ai relatori. Non sempre i relatori risponderanno in tempo reale, però non vi preoccupate perché raccogliamo tutte le domande e al termine dell'intervento del relatore gliele riproponiamo e quindi potrà rispondere in un secondo momento. Potete fare domande di qualsiasi genere, richieste di approfondimento, però cercate il più possibile di rimanere sul tema che affrontiamo oggi. Le registrazioni dei webinar precedenti sono già disponibili, quindi presentazione e registrazione, quindi se avete dei dubbi sugli argomenti affrontati nei webinar scorsi, vi invitiamo magari a vedere prima quei materiali e poi eventualmente ci saranno sicuramente altre occasioni nei prossimi mesi per approfondire gli argomenti che abbiamo affrontato in queste settimane. Allora, nel frattempo il numero di partecipanti sta aumentando, io ho ancora un paio di minuti a disposizione e quindi inizio però a introdurre il webinar di oggi. Oggi abbiamo detto, parliamo degli errori di implementazione più comuni da evitare. Abbiamo tre interventi, due di esperti Agide come per i webinar precedenti, poi abbiamo anche una testimonianza da parte di Matteo Previdi della provincia autonoma di Trento. Quindi il programma era quello, lo trovate su Eventi, ve l'ho riportato in questa slide. Inizierà Daniela De Blasis di Agide che ci parlerà dei modelli standard di design nell'Italia come prevenzione agli errori di usabilità e accessibilità. Ci sarà poi l'esperienza appunto di Matteo Previdi e l'ultima parte, Fabrizio Caccavello, sempre di Agid, che ci parlerà degli errori di implementazione più comuni da evitare. Allora, intanto vedo che vi state unendo numerosissimi, mi fa molto piacere che questo ciclo di webinar abbia riscontrato tutto questo interesse da parte degli utenti. È un tema che ad Agid e anche al Formez sta molto a cuore, quindi ci fa piacere che questa attività abbia avuto questo successo di partecipazione da parte degli utenti. Allora, io non rubo ulteriore tempo ai relatori, rimango durante tutto il webinar, cercherò anche di darvi delle indicazioni in chat insieme alla collega Antonella Fancello che oggi conduce, gestisce dal punto di vista tecnico il webinar. Vi ricordo, utilizzate la chat in qualsiasi momento e a questo punto invito Daniela ad attivare microfono e webcam per iniziare il suo intervento. Prego, Daniela. Sì, eccomi. Buongiorno a Allora, tutti i partecipanti. sentiamo perfettamente, ti lascio la parola, buon webinar a Sì, tutti. grazie mille Gianluca, grazie a tutti per essere
in questa terza essere vi collegati in questa terza giornata. Io sono Daniela De Blasis, mi occupo di usabilità e design di interfacce web presso l'Agenzia per l'Italia Digitale. Oggi, come vi ha anticipato Gianluca, parliamo del design system della pubblica amministrazione come prevenzione agli errori di usabilità e di accessibilità. In che modo il design system e i modelli del sistema di design a disposizione dell'amministrazione aiutano in questo? Perché si basano su quello che è lo human-centered design, ossia la progettazione dei servizi digitali o dei portali delle amministrazioni basata sulla comprensione delle necessità reali degli utenti, cioè dei bisogni reali degli utenti che atterrano in un certo sito o che utilizzano un certo servizio. Del resto, lo stesso articolo 7 del CAD sottolinea questo aspetto, quindi sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze degli utenti, le amministrazioni quindi provvedono alla riorganizzazione e all'aggiornamento dei servizi. Quindi, lo human-centered design ci aiuta a creare un design, come dire, inclusivo. Inclusivo nel senso che che i servizi possono essere usati da tutti, quindi che siano disabili o meno. Si pensa ad esempio alle persone di età media piuttosto avanzata o che hanno insomma delle limitazioni anche nell'utilizzo veloce dei servizi, che spesso potrebbero creare anche delle frustrazioni nell'utente quando il servizio non è né usabile o accessibile. Cosa significa human-centered design? Non è un'astrazione, ma si basa su una metodologia fatta per step, quindi l'analisi dei bisogni significa ascoltare gli utenti, fare delle interviste e analizzare quali sono queste necessità. E su questo si basa la progettazione di un servizio o di un portale di un'amministrazione. La progettazione quindi prevede, oltre all'analisi dei bisogni, la strutturazione dei contenuti, la simulazione del percorso che l'utente deve fare per raggiungere il suo obiettivo. La prototipazione, i test di usabilità è un ciclo che si ripete e tende quindi al miglioramento, serve a migliorare costantemente quindi, la qualità del servizio. Tutti questi step sono descritti e soprattutto esistono degli strumenti a disposizione per mettere in pratica queste attività e si trovano in Designers Italia. Designersitalia.gov.it è quindi un portale, un hub da cui si può accedere a tutti questi strumenti. Parliamo anche di linee guida, che le nuove linee guida sono in corso di pubblicazione, non sono ancora state pubblicate, sono le nuove linee guida ai sensi dell'articolo 71 del CAD, non sono altro che un elenco molto sintetico e ristretto delle attuali linee guida, un elenco che evidenzia quali sono i passaggi, le attività obbligatorie per le amministrazioni. Quindi dicevo poi gli strumenti di design che sono tradotti anche in due modelli, modello per i comuni e il modello per le scuole. Cioè in questi due modelli tutti quei passaggi che vi ho sommariamente detto prima sono già stati fatti, quindi diciamo sono utili per queste tipologie di amministrazioni senza dover reinventare la ruota. E poi c'è il Forum Italia, uno strumento di partecipazione molto utile per scambiare idee, informazioni, chiedere chiarimenti, così via.
Questo appunto è Designers Italia, il lab di cui parlavo prima, al quale potete accedere a tutto questo, quindi ai modelli comuni e per i comuni e le scuole, ai kit, alle linee guida e così via. Ora, ecco, le amministrazioni sono tenute ad usare questi modelli quando sono disponibili e come io ho detto, si trovano, vi si può accedere facilmente attraverso Designers Italia. Ad esempio, il modello dei comuni in che cosa consiste? C'è innanzitutto una guida che spiega tutti i passaggi e il metodo per cui si è arrivati a certe decisioni, a certe scelte. E sono presenti anche poi tutti gli output di quelli che sono stati, ad esempio, le interviste, i test di usabilità, e così via. È presente poi l'architettura dell'informazione, quindi, come sono strutturati i contenuti di un sito web di un comune. E tutte le varie tipologie di contenuti. Inoltre, i template HTML relativamente alle varie pagine. Ora, questa è la documentazione, quindi quella che vi dicevo, la guida che trovate su Docs Italia. Questa è un'esemplificazione visiva di quello che è l'architettura dell'informazione del modello per i siti dei comuni. Come vedete, c'è una struttura fatta di una serie di macrocategorie, quindi questi riquadri che vedete in alto, e una serie di sottocategorie. Sicuramente l'aspetto fondamentale è che innanzitutto, questo tipo di architettura basata sulle esigenze degli utenti aumenta notevolmente, come abbiamo visto dai test e dalle interviste, l'usabilità del sito di un portale di un comune, nonché poi conseguentemente anche l'accessibilità anche sotto altri aspetti di cui parlerà anche Fabrizio successivamente. Dicevo, innanzitutto la facile navigabilità dovuta alla semplificazione della struttura, quindi che sia chiara con etichette chiare. E inoltre ha una navigazione trasversale fatta di argomenti. C'è una lista di 21 argomenti che adesso vi faccio vedere qua in forma visiva. E tutte queste informazioni vi si può chiaramente accedere, come dicevo prima, dall'Hub di Designers Italia. Questa è una lista parziale qui. Ma sul web più completa, di tutte le pagine e le template HTML disponibili per questo modello. Qua andiamo un attimo avanti. Quindi, come vi dicevo, uno degli aspetti fondamentali per cui i modelli aiutano nella prevenzione degli errori di usabilità e di accessibilità è soprattutto la strutturazione del contenuto. Qui accelero un attimo per non andare oltre. Dunque, in che cosa ci aiutano? Quindi, di fatto una corretta struttura del contenuto ci aiuta a visualizzare immediatamente quali sono le principali sezioni di un sito web. In pochi secondi riusciamo sicuramente a visualizzare o a scansionare quello che è l'header, il menu, un menu contestuale, la pagina principale e così via. E quindi riusciamo in questa scansione ad andare dritti all'obiettivo.
Quando questo non è possibile, un sito diventa non usabile e non accessibile. Che cosa significa? Che anche quando questo non è tradotto, non è accessibile, l'utente che ipovedente, ad esempio, non è in grado di scansionare la pagina ed andare nella sezione che interessa, perché appunto gli screen reader non riescono a percepire queste macro sezioni di contenuto. È un po' come per un vedente navigare un sito in questo modo, cioè come vedete qui nella parte sinistra, che non so perché stessa, dove diciamo, diventerebbe un incubo dover navigare un sito in questo modo. Quindi dicevo, la strutturazione dei contenuti è un aspetto molto importante, quindi una struttura dei contenuti chiara, un linguaggio chiaro, semplice, in cui riusciamo anche a vedere la differenziazione dei vari paragrafi, quindi contenuti non troppo lunghi, complessi, ma diciamo chiari, ben definiti, con paragrafi distinti, con una titolazione parlante, in cui possiamo distinguere anche la gerarchia di questa titolazione, quindi un titolo principale e i vari titoli secondari ed individuarli immediatamente. Anche i pulsanti, ad esempio, come qui in questo caso, è un pulsante visibile e anche parlante perché ci dice se cliccando lì dove andiamo ad atterrare. Scusate, no. Ok, problema con le slide. Daniela, forse hai saltato una slide, ma ti chiederei di proseguire. Ok, infatti non riuscivo a trovarle. Ok, andiamo avanti. Quindi vi dicevo, sicuramente il linguaggio è la base fondamentale, il linguaggio e i contenuti, la base fondamentale per avere un risultato ottimale a livello di accessibilità e di usabilità. Dicevo questo perché a livello di usabilità, ad esempio, le persone non leggono tutto il contenuto di una pagina web, ma la pagina web, come tutti noi facciamo del resto, è scansionata, ossia, come molti studi dimostrano, in questo caso c'è cioè lo studio di Norman Group, che è un gruppo di esperti di accessibilità a livello internazionale che utilizzano un particolare strumento di analisi dell'occhio umano per vedere il modo in cui le persone leggono le pagine web. Sono venuti fuori dei pattern, come quello in questo caso, un pattern ad F si chiama, ed è chiaramente visibile come gli utenti leggano soltanto i primi due paragrafi, infatti viene spesso consigliato di mettere tutte le informazioni più importanti relativamente ad un servizio, ad esempio, nella prima parte della pagina e soprattutto utilizzare un linguaggio che sia molto semplice. Quindi non il linguaggio che si utilizza normalmente per le determinazioni o per i regolamenti. Quindi scrivere solo le informazioni necessarie, evitare ripetizioni e soprattutto schematizzare il contenuto utilizzando gli elenchi puntati dei riquadri, delle fasce che riescono in qualche modo a distinguere questi contenuti ed aumentare quindi il livello di usabilità.
Anche per quanto riguarda le etichette, è sicuramente consigliabile o comunque utilizzare per questo tipo di componenti il design system che già diciamo, prevede questi, ha già previsto questo tipo di costruzioni, ad esempio dei form, per quanto riguarda i form online. È necessario che ogni etichetta sia associata al proprio campo di riferimento, non sia posizionata in modo diciamo distante o vicino ad un altro campo, che i campi non devono essere più lunghi, ad esempio, della pagina più lunga che deve contenere della parola più lunga che deve contenere quel campo e soprattutto delle chiare icone per aprire eventuali menu a tendina. Quindi, ad esempio, parlando appunto dei menu a tendina, spesso succede che, diciamo, mi è stato chiesto più volte se si poteva distinguere il click dell'etichetta dal click dell'icona. In realtà questo non è una scelta né usabile né accessibile, ma diciamo, tutte queste indicazioni sono già presenti nel design system, per cui già utilizzando i componenti così come sono stati progettati ci aiuta ad evitare anche questo tipo di errori che spesso vengono fatti nel progettare i menu dei siti web. Inoltre è importante anche usare i feedback molto utili nei form per prevenire gli errori degli utenti, quindi nel caso in cui i campi sono obbligatori vanno evidenziati, in caso quindi di errore o successo nella compilazione di un campo, questo va evidenziato ed indicare con delle particolari istruzioni la motivazione. Quindi dicevo, importante quindi utilizzare queste indicazioni che sono presenti all'interno del design system. Qui ne ho riportati solo alcuni esempi, ma ce ne sono molti, molti di più. Ad esempio, in questo caso l'uso dei bottoni, sono i bottoni primari, secondari e terziari, quindi c'è una gerarchia anche nell'utilizzo dei bottoni, così come anche nella tipografia, e una diversità nell'uso di questi se su fondo chiaro o su fondo scuro. Chiaramente cercare anche di utilizzarli in modo che l'utente si aspetti di trovarli, cioè li trovi lì dove si aspetta di trovarli. Per esempio, questo è un caso sbagliatissimo, in cui tutti gli utenti finiscono per cliccare sul pulsante indietro, pensando che sia il pulsante avanti. Quindi, con questo concludo la presentazione per quanto riguarda appunto il Designers Italia e l'uso dei modelli come prevenzione agli errori. Grazie. Daniela, ci sono diverse domande, te le abbiamo riportate nell'area riservata. Hai ancora qualche minuto per provare a rispondere, quindi ti rilascio la parola, prego. Sì, dunque, vedo che il collega Achille Sannino ci chiede se i modelli saranno disponibili anche per le regioni. Allora, il modello per i comuni potrebbe essere anche, tra virgolette, tradotto per essere utilizzato dalle regioni. Di fatto, ad esempio, il collega Matteo che parlerà dopo di me, diciamo, loro hanno utilizzato il modello dei comuni per la provincia autonoma di Trento. Sicuramente
ci sarà un, come dire, un margine di adattamento, nel senso che essendoci esigenze diverse, sicuramente andrebbe analizzata quella che è l'ontologia e quindi i vocabolari, perché nel modello dei comuni si fa riferimento all'ontologia europea, quindi per quello che non è presente, per tutte le necessità quindi della regione e che non sono presenti nel modello dei comuni. Comunque, si può fare riferimento a varie, ad esempio, terminologie europee o altre indicazioni che sono valide un po' per tutti. In ogni caso, sicuramente i modelli, si prevede di costruirne anche altri, per altre amministrazioni, quindi con, il contributo e l'ausilio, appunto delle amministrazioni stesse, come è stato fatto per i comuni e le scuole, del resto. Quindi spero che. Allora, oltre a scuole e comuni, sì, come ho già detto, saranno previsti anche altri modelli. Adesso, nello specifico, insomma, non posso dare ulteriori indicazioni perché è in fase di progettazione e soprattutto di colloquio con le amministrazioni interessate, anche per valutare le necessità, ecco. Modello per Joomla, dunque, al momento ci sono questi modelli in HTML, esiste Bootstrap Italia, c'è proprio il sito bootstrapitalia.gov.it, e poi mi sembra ci sia anche React, se non mi sbaglio. Si stanno comunque sviluppando o The Jekyll, se non ricordo male, perché il Ministero, il MID dell'innovazione digitale sta ampliando sicuramente non solo la libreria, ma anche i framework a disposizione. Sono previsti modelli per musei e biblioteche. Allora, dunque, è in corso di lavorazione il modello per i musei di piccole dimensioni. Era un progetto in collaborazione con la direzione musei, poi non ricordo bene se la cosa è passata al MIBACT. Adesso c'è una collaborazione tra MID e MIBACT, quindi per realizzare questo tipo di questo modello per i musei di piccole dimensioni. Poi i pulsanti devono avere un colore predefinito. Dunque, le amministrazioni centrali, sì, perché per le amministrazioni centrali, lo stile è predefinito da Designers Italia, con il famoso colore Blu Italia, quindi, la palette è monocromatica e il pulsante, quindi il pulsante almeno principale è del colore che vi ho mostrato prima, e poi ci sono anche quelli secondari e terziari, ma a seconda insomma delle esigenze. Però per le amministrazioni centrali sì, per le amministrazioni invece locali non è obbligatorio l'uso del blu. Dipende un po' se c'è un'identità forte nell'amministrazione locale. Chiaramente si può utilizzare il colore dell'amministrazione o un accent color che comunque fa parte della palette dell'amministrazione. C'è un modello per WordPress? No, ancora no. Mi dispiace Alessandro. Ma la questione dei pulsanti e link non sottolineati. Nonostante tutti i modelli oggi mettano i link non sottolineati. Allora, diciamo, allora, nel design system, quello
Quando i testi non sono sottolineati, sono in grassetto, comunque c'è un modo per distinguerli dal testo normale. Adesso non ricordo bene come è stato tradotto questo in Bootstrap Italia, però forse poi Fabrizio mi può che aiutare a rispondere a questa domanda successivamente. Ok, magari sì, possiamo rispondere a tutte queste domande in un secondo tempo per non rubare il tempo, ulteriori minuti a Fabrizio. Allora, grazie Daniela, hai già risposto ad alcune domande, ne sono arrivate diverse altre, per cui magari se puoi rispondere anche via chat oppure al termine dell'intervento del relatore successivo, e così magari proviamo a rispettare un po' i tempi dei diversi interventi e ci prendiamo i minuti finali per le risposte alle domande inevase. A questo punto ti ringrazio per l'intervento. Grazie. Direi di passare all'intervento successivo, quindi invito il dottor Previdi, Matteo Previdi dell'amministrazione. Matteo, non ti vediamo ancora in video, della provincia autonoma di Trento, che ci racconterà un'esperienza concreta di utilizzo di applicazione del modello per i siti comunali di design in Italia. Quindi dalla teoria, dai modelli che ci ha presentato Daniela, passiamo direttamente alla applicazione pratica. Matteo, anche tu hai una ventina di minuti, magari prevediamo anche in questo caso alcuni minuti finali per provare a rispondere alle domande che raccogliamo durante il tuo intervento. Ti lascio la parola, Grazie, prego. spero si senta e si veda bene. Intanto ringrazio Formet per la possibilità che mi è stata data di portare la nostra esperienza come provincia autonoma di Trento. Speriamo che possa essere un'esperienza utile innanzitutto a chi ci sta ascoltando, ma sulla base della quale vorremmo lavorare anche insieme ad altre amministrazioni per capire come evolvere e come migliorare sempre. Io sono Matteo Previ, lavoro all'unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione della provincia autonoma di Trento e nell'intervento di oggi mi focalizzerò sul parlarvi di come stiamo affrontando la questione dei siti web, ambito sul quale sono appunto attualmente occupato come coordinatore delle attività e soprattutto sull'esperienza che abbiamo fatto nell'adattamento del modello per i siti comunali di Designers Italia di cui si parlava nell'intervento precedente. Quindi la questione che veniva posta anche in una domanda precedentemente è quella che vado a affrontare in questo intervento. Quindi vi parlerò principalmente del progetto, di come si è strutturato, di come iniziato questo percorso per arrivare anche alla fine verso un focus sull'aspetto dell'accessibilità, che è il tema di questi tre webinar. Innanzitutto mi preme raccontarvi il contesto di collaborazione nel quale abbiamo lavorato. Il progetto dei siti web si pone in un contesto di collaborazione istituzionale che va avanti già da diverso tempo, soprattutto a livello territoriale, con altre pubbliche amministrazioni, in particolare quelle comunali e con la società in-house di sistema per l'ICT, ma che è stato formalizzato con forza negli ultimi 2 anni, quindi nel 2020 e nel 2021, con questi tre accordi. In particolare il 24 aprile 2020 con un accordo con il Consorzio dei Comuni Trentini, coadiuvati dalla società Trentino Digitale, appunto la nostra in-house in ambito ICT, che già si poneva come obiettivo la gestione coordinata a livello di sistema della digitalizzazione dei servizi per i cittadini e per le imprese, quindi un ambito molto, molto ampio, ma che è stato appunto affrontato già con questo accordo. Il secondo accordo che ha formalizzato questa collaborazione si è formalizzato il 13 novembre 2020, sempre col Consorzio dei Comuni Trentini, ma in aggiunta col Dipartimento per la Trasformazione Digitale. In questo accordo si andava a declinare nello specifico la questione dei servizi della pubblica amministrazione, parlando appunto del riuso e dell'utilizzo dei kit di progettazione e sviluppo pubblicati da Designers Italia e quindi della collegata libreria di Bootstrap Italia,
per affrontare appunto il tema dei siti web e dei servizi dell'amministrazione e delle amministrazioni del territorio. Ultimo, ma non per importanza, l'accordo recentemente firmato con Agid il 26 luglio 2021, nel quale sono state formalizzate diverse linee progettuali dal cloud alla sicurezza ai servizi online, e in queste linee progettuali è presente una specifica che riguarda l'evoluzione del portale istituzionale per aderire al meglio alle linee guida di design di Agid e agli standard sia europei che nazionali in questo senso. Quindi l'ambito principale del progetto, come viene spiegato in questa slide, è stato individuato nello sviluppo di una nuova interfaccia, ma soprattutto di una nuova architettura delle informazioni del portale istituzionale della provincia, costruendo un ecosistema in cui le innovazioni e i contenuti del portale fossero allineati ad altre iniziative. Quindi la questione dell'allineamento delle informazioni è stata già definita in fase progettuale di definizione del progetto, cioè non è stato, proprio perché nel nostro contesto territoriale, sia dagli accordi di collaborazione, ma solo anche nel nostro contesto organizzativo, questo tema è sempre stato molto delicato, si è deciso di affrontarlo con forza con il progetto del nuovo portale istituzionale. Come requisiti quindi generali, chiaramente la conformità per sviluppare questo sito, abbiamo posto i principi dell'articolo 53 del CAD, l'accessibilità, l'usabilità, la reperibilità delle informazioni e gli altri. E diciamo, i principali obiettivi per arrivare a questo risultato finale, a questo scenario che noi ci ponevamo come organizzazione e come territorio, erano i seguenti, questi cinque. Quindi il portale istituzionale innanzitutto come punto unico d'accesso ai servizi della provincia autonoma di Trento. Quindi nell'ambito del sviluppo di un nuovo portale abbiamo ragionato affiancando un'altra linea progettuale, un altro ambito che è quello legato al single digital gateway, ovvero la creazione di un catalogo a tendere europeo, nazionale e nel nostro caso territoriale, di servizi che contenga tutti i servizi per cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, servizi intesi come ogni tipologia di prestazione che come amministrazione siamo tenuti a fornire ai nostri utenti. Altro obiettivo, un'altra scelta che è stata fatta è quella di migrare la gran parte dei portali tematici della nostra organizzazione, quindi della provincia, in questo nuovo portale istituzionale. Noi siamo in un contesto in cui ci troviamo ad affrontare circa 150 portali tematici come provincia. Proprio per semplificare il progetto, o comunque l'obiettivo, abbiamo preso la palla al balzo, diciamo, con questo progetto per standardizzare anche tutte le informazioni di questi contenute in questi siti web tematici, e quindi non sul portale istituzionale, e per arrivare appunto a un allineamento delle informazioni, ma soprattutto a un'esperienza utente molto più efficace rispetto a quella che pensavamo fosse non al 100% efficace in precedenza, quindi con una moltitudine di siti verticali, con informazioni magari spesso non standardizzate. Questo aspetto della standardizzazione l'abbiamo visto sulle principali tipologie di contenuto, quindi in particolare servizi, dataset, eventi e luoghi, proprio perché queste tipologie hanno alla base delle ontologie, dei vocabolari forniti sia dalla Commissione Europea, ma anche da Agid, dal nodo nazionale, con i core vocabularies a livello europeo e le ontologie di Ontopia, che sono poi la base che si trova anche nei kit, nel modello di siti web comunali, insomma, con la quale classificare correttamente queste tipologie di informazioni. Altro obiettivo molto importante è quello del cloud, insomma, dell'utilizzare un'infrastruttura cloud per questo portale, per trarne i benefici che ormai tutti conosciamo. E ultimo, anche qui non meno importante, la questione del poter riusare queste informazioni. Allora, visto che
è stata fatta questa scelta di valorizzare e strutturare le informazioni in una modalità unica e appunto risolvere la frammentazione di standard rispetto alla classificazione delle informazioni. Ci siamo chiesti, ma perché non valorizzarle ulteriormente esponendo i dati e le informazioni, quindi, che carichiamo in questo portale attraverso delle API? Lo strumento che stiamo usando infatti ci consente di avere le basi dati relative alle classi di contenuto esposte proprio con questo mezzo delle API, che ci consente di valorizzare queste informazioni e che non rimangano quindi confinate al portale istituzionale. E quindi questo in coerenza anche con le modalità di interoperabilità disposte anche nelle linee guida di Agid. Venendo al nodo della questione, il titolo insomma dell'intervento, come dicevo, siamo partiti dal modello per siti comunali pubblicato da Designers Italia. Questo perché, consapevoli del fatto che non fosse un modello per una pubblica amministrazione come la nostra, che non è un comune, ma non è propriamente una regione, anche se ne ha le competenze di fatto, quindi un ambito di competenze molto ampio a causa dello statuto speciale, abbiamo deciso di partire da questo modello proprio per valorizzare l'esperienza che anche chi mi ha preceduto parlava, è stata fatta nell'ambito della ricerca con gli utenti e con le altre pubbliche amministrazioni. Quindi partire da una base già solida, già sperimentata, e lavorare sull'adattamento piuttosto che sul reinventare uno schema da zero che insomma, per noi sarebbe stato anche un lavoro molto, molto oneroso. Quindi per adattare questo schema ci siamo concentrati su tre aspetti. Adattare le tipologie di contenuto, quindi quello che in termine tecnico viene definito il content type, anche nel kit, e quindi capire quali tipologie di contenute, oltre a quelle già definite dal kit, ci potevano servire, perché avendo una quantità e complessità di contenuti molto elevata, siamo sempre in una fase di analisi e studio per capire come fornire e poter pubblicare tutte le informazioni che in questo momento il patrimonio informativo che abbiamo come organizzazione. Il lavoro è stato fatto anche e soprattutto sulle tassonomie, quindi sull'ontologia dei contenuti, in particolare sui servizi e argomenti, proprio perché bisognava passare, nel contesto del modello per siti comunali, dal livello comunale a un livello di una provincia autonoma, quindi un livello di competenze molto più ampio e quindi diverso. La complessità e la quantità dei contenuti ci ha poi costretto a ragionare anche sulla strutturazione delle pagine e sulla modalità di navigazione. Abbiamo preso una scelta molto forte, cioè quella di mettere in evidenza, ma soprattutto comunicare agli utenti, di utilizzare il motore di ricerca come strumento principale per la navigazione in questo portale. Quindi non più una navigazione per pagine, ma una navigazione soprattutto con il motore di ricerca, che grazie alla standardizzazione delle informazioni e poi agli algoritmi che quindi elaborano queste informazioni, dovrebbe fornire all'utente l'informazione precisa che sta cercando in quel momento, senza dover andare in uno schema di pagine e sottopagine, che pur viene mantenuto sul sito, ma che viene messo un attimo in secondo piano per dare una migliore esperienza all'utente. L'adattamento poi è stato affrontato anche come metodo nel dialogo con gli utenti e soprattutto con i redattori interni, quindi cercando di capire quali fossero le esigenze specifiche di ogni settore. Siamo arrivati quindi recentemente, a luglio di quest'anno, alla pubblicazione di una prima versione del sito, che potete trovare a questo link, con una nuova interfaccia, come vedete una nuova home page basata sul modello per siti comunali, e che stiamo pian piano evolvendo man mano che il lavoro di analisi e di ascolto, soprattutto degli utenti, continua in questi mesi. Uno degli elementi poi principali del progetto è stato subito decidere come monitorare l'usabilità del sito, gli aspetti di usabilità, quindi
è stato chiaramente, si è aderito a Web Analytics Italia, cioè lo strumento fornito da Agid per monitorare il traffico, i dati di traffico ed effettuare della reportistica e utilizzare queste informazioni per confrontare anche rispetto al sito precedente o ai siti dismessi o in fase di dismissione come cambia la navigazione dell'utente, spiegandolo anche alle strutture responsabili di quei contenuti, che è sempre un lavoro che riteniamo veramente molto importante, su cui stiamo continuando appunto a lavorare. Un altro aspetto su cui ci stiamo concentrando per monitorare l'usabilità è l'analisi delle segnalazioni ricevute. Sul sito è presente un form, su ogni pagina del sito è presente un form che gli utenti possono compilare nel segnalare sia problemi ma anche aspetti positivi del sito. Elaborando queste segnalazioni, che in questo momento sono numerose veramente, noi vogliamo cercare di trovare dei meccanismi di miglioramento dell'usabilità, di navigabilità del sito. Quindi abbiamo veramente una quantità di informazioni preziosa che ci consente di farlo. E come dicevo prima, anche l'usabilità, il monitoraggio continua grazie al confronto con i redattori. Forse non ho citato bene prima, ma un aspetto delicato di questo progetto è il fatto che invece di avere una redazione centrale, quindi centralizzata nella redazione nella pubblicazione dei contenuti, abbiamo deciso che ogni struttura, ogni ufficio della provincia sarebbe stato responsabile in autonomia del proprio contenuto, proprio perché ci sembrava una modalità più efficace, più responsabilizzante, insomma, e a livello organizzativo più efficace in generale. Quindi il confronto con i redattori delle strutture che noi debitamente formiamo sullo strumento e seguiamo nel passaggio di migrazione dei contenuti dai siti attuali al nuovo portale, cerchiamo di capire anche gli aspetti di usabilità, come vengono percepiti, soprattutto dalle categorie di utenti con cui questi uffici provinciali hanno un diretto rapporto. Noi chiaramente siamo la parte di digitalizzazione, l'ufficio di semplificazione e digitalizzazione, ma lavorando con le strutture dei vari settori, che sentono tutti i giorni attraverso diversi canali di comunicazione degli stakeholder di settore, capiamo come quello stakeholder specifico ha bisogno di un certo contenuto oppure deve navigare, deve arrivare a una certa tipologia di contenuto diversa magari rispetto a un altro settore. Come dicevo, ultimo per chiudere la presentazione, prima magari di vedere qualche domanda, mi interessava parlarvi dell'accessibilità perché è anche il focus di questi webinar. Come l'abbiamo affrontata fino ad ora? Siamo partiti intanto, devo dire, partendo dal modello di siti web fornito da Agid, da Designer Italia, e partivamo già con una buona base solida sulla quale lavorare, insomma, quindi già questo ci ha aiutato molto. Sono state inizialmente fatte delle verifiche sull'accessibilità tramite i validatori automatici, in particolare quello del CNR, insomma, che vedete citato qui, analizzando poi i risultati di questi validatori automatici e facendo delle verifiche puntuali sui risultati, cercando di capire intanto la realtà di questi risultati, il fatto che fossero effettivamente, ci fossero dei falsi negativi, dei falsi positivi, insomma un'analisi di dettaglio, ecco, degli aspetti di accessibilità. L'utilizzo, poi, la valutazione di questi aspetti è stata poi formalizzata meglio in un modello, con il modello di autovalutazione allegato alle linee guida di Agid, cioè l'allegato 2, che è stata la base poi per compilare, inviare e pubblicare sul nostro sito nel footer la dichiarazione di accessibilità. Passaggio importante in mezzo, la definizione del meccanismo di feedback per gli utenti. Attraverso questo form, come dicevo, pubblicato sul sito, gli utenti possono segnalare tra le varie cose anche aspetti, problemi legati all'accessibilità. Vorremmo comunque continuare a... non è che, come dire, siamo adesso abbiamo pubblicato la dichiarazione, quindi siamo consapevoli di non essere, anzi, l'abbiamo evidenziato nella dichiarazione, non siamo perfettamente compliant, siamo parzialmente conformi,
e vorremmo soprattutto diffondere gli aspetti di accessibilità all'interno della nostra organizzazione. Stiamo redigendo delle linee guida proprio per i redattori, per stare per tenere sotto controllo degli aspetti su cui chiaramente il redattore magari non è preparato. Vorremmo espandere questo lavoro sull'accessibilità fatto sul portale istituzionale anche a tutti i siti tematici della provincia e approfondire, grazie alla collaborazione con Agid, il percorso per arrivare a una piena conformità, molto difficile chiaramente da raggiungere, ma attraverso la collaborazione appunto con Agid, sperimentando metodi e strumenti e i test con gli utenti, vorremmo sempre cercare di arrivare a un miglioramento di questi aspetti. Vi ringrazio per l'attenzione, comunque trovate dei contatti qua in quest'ultima slide, se volete insomma sentirci o sentiamoci per anche un confronto magari più dettagliato. Grazie Matteo. Allora, ecco, magari leggo le domande. Nell'area riservata sono diverse, quindi prenditi ancora qualche minuto per rispondere ad alcune di loro e magari ti lascio qualche istante per provare a leggerle prima di rispondere. E nel frattempo ringrazio anche Daniela che sta rispondendo ad alcune domande che sono arrivate direttamente in chat. E, siamo un po' lunghi con i tempi, però ci sarà ancora l'ultimo intervento di Fabrizio Caccavello, che allerto perché a brevissimo gli daremo la parola. Prego Matteo, quando vuoi puoi iniziare a rispondere alle domande interessanti, poi magari poi... Sì, prego. Allora le prime due domande mi sembrano, direzionate forse per i colleghi di Agid, ma comunque diciamo che per rispondere a Marco Rocchi, il modello in alcuni casi viene proprio, nel nostro caso è stato addirittura fornito dal fornitore direttamente, non siamo stati neanche noi a dover richiamare il fornitore a utilizzare un certo modello, ma credo che comunque la domanda è: potremmo diventare indipendenti da questo perché completamente funzionanti? Dipende, credo, sempre dalle risorse umane di cui disponete a livello di organizzazione, a livello di sistema, insomma. Portali in cloud, sì, su un cloud di Amazon, regolarizzando poi la parte di privacy a livello contrattuale. Un ente locale non è obbligato a utilizzare i modelli, credo che fosse, ma anche questa la giro chiaramente ai colleghi e colleghi di Agid, insomma, credo sia per loro. Gli enti che hanno utilizzato, che hanno il modello pronto a utilizzarlo, è solo per chi debba aprire nuovi siti o siti o sia già intenzionato ad aggiornare proprio perché è datato obsoleto, oppure anche per chi abbia un sito magari di recente creazione e di cui non sentirebbe la necessità di cambiamento. Ma posso portare solo la nostra esperienza magari su questo, cioè noi appunto il nostro contesto era la revisione di una home page, ma stiamo ampliando, utilizzando poi lo stesso modello, ma con un forte adattamento anche ai siti tematici. Quindi il sito tematico, proprio perché non è una home page istituzionale, ha delle diverse esigenze informative, dei diversi obiettivi anche. Quindi possiamo utilizzarlo come base, ma è meno funzionale rispetto alla revisione di una home page istituzionale. E per il meccanismo di feedback si può utilizzare un form di Google, penso di sì, non so se è completamente accessibile, questo è da verificare. Volevo capire la quantità di risorse messe in campo dalla PAT per avviare questo processo di revisione. Allora, siamo un team interno di 10 persone in questa unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione, e più chiaramente i referenti, in questo momento tre referenti della società di sistema, più il fornitore esterno, con un gruppo di circa 5 persone coinvolte. Non capito se la provincia autonoma di Trento ha sviluppato un proprio CMS. No, non ha sviluppato un proprio CMS, abbiamo usato un prodotto
che c'è stato appunto proposto basato su ZPublish, un prodotto tra l'altro pubblicato anche su i portali di Developer Italia e il portale il Marketplace Agid. E quindi i costi sono stati legati per noi soprattutto all'adattamento, come dicevo, e non alla ristrutturazione da zero, alla ricostruzione di un CMS, insomma, da zero. Grazie. Grazie a te, Matteo. Molto interessante l'intervento, sempre utile poi dalla teoria passare alla pratica delle azioni concrete che servono per applicare norme, modelli che vengono proposti. Siamo un po' lunghi coi tempi, ma abbiamo ancora 35 minuti per l'intervento di Fabrizio Caccavello. Io invito Fabrizio a attivare il microfono e webcam. Eccoti Fabrizio, ti vedo in video. Buongiorno. E ti lascio velocemente la parola. Prego. Grazie, grazie Luca, buongiorno, ben arrivati a tutti. E come tu hai già annunciato, passiamo quindi adesso dalla teoria o dalle normative alla pratica, no? Perché diciamo che abbiamo deciso di fare questa parte dedicata proprio agli errori di implementazione e quindi passiamo veramente subito a vedere quali sono quelle cose che dovremmo tenere in considerazione principalmente quando si va a sviluppare un applicativo digitale. Più o meno cosa vedremo? Allora, una piccola anteprima, poi alcuni prerequisiti, perché mi sembra importante focalizzare almeno tre concetti che sono un prerequisito rispetto agli errori che poi si possono commettere, e poi una parte dedicata agli errori più comuni di implementazione. Allora, l'anteprima, cioè vi volevo spiegare come nasce questo evento formativo dove andiamo a dire quali sono gli errori più comuni, perché chi segue me o ha seguito altri miei seminari o anche quelli di altri colleghi, molto spesso raccontiamo che l'accessibilità è un true false, raccontiamo che l'accessibilità è rispettare 52 criteri, 50 criteri di successo obbligatori nelle WCAG, che sono il nostro, diciamo, riferimento tecnico e quindi sono quello a cui fare riferimento alla normativa italiana, e quindi abbiamo sempre detto è un true false, quindi o sono tutti rispettati o nessuno, quindi gli errori più comuni può sembrare, diciamo, un po' fuori tema, no? In realtà non è così, perché molto spesso viene chiesto anche da in altri ambienti formativi di fornire alcuni elementi, tipo 10 elementi per capire se un applicativo digitale è accessibile. Allo stesso modo abbiamo replicato questa esperienza, cioè fornire alcuni elementi di base per implementare in maniera più corretta almeno le strutture più importanti, oppure dove riscontriamo in fase di analisi delle problematiche maggiori. Allora, andiamo a vedere questi prerequisiti. Dunque, c'è un prerequisito del prerequisito. Ho sentito anche nelle domande di alcuni colleghi dei rimandi a delle cose. Magari aspettiamo prima di rispondere, perché forse posso rispondere mentre faccio la mia esposizione ad alcune cose che sono rimaste in piedi come domande precedenti. Allora, i framework. Cioè, quando si sviluppa un applicativo digitale, molto spesso si fa riferimento a un framework di base. Anche i CMS stessi, cioè tutti i content management system, quando sono in fase di, diciamo, di output, quindi di creazione delle interfacce utente, si basano molto spesso su dei framework già consolidati. Per esempio, ricordo, siamo in pubblica amministrazione, quindi Bootstrap Italia, ma che deriva da, diciamo, l'illustre noto a livello internazionale Bootstrap, oppure anche altri framework come Material Design, che è nell'ambito Google. E, diciamo, oggi vorrei portarvi alcuni esempi basati su Bootstrap Italia e su Bootstrap, proprio per circoscrivere nella maniera più efficace possibile alcune tematiche, ma come vedrete possono essere espanse a tutti gli altri framework. Cosa devono avere i framework per essere interessanti? Innanzitutto
accessibility by default, che è quello che raccontiamo spesso, no? Cioè dobbiamo iniziare a creare le cose già accessibili e non rimetterci le mani dopo. Come magari potrete capire alla fine di questo piccolo percorso, non è così facile, nel senso che qualche volta si possono lasciare dietro delle cose che vanno corrette alla fine, ma se si parte con il piede giusto, ecco che il risultato finale sarà sicuramente migliore. È come quando si fa una fotografia. È chiaro che si può fare poi post-produzione, ma se l'immagine primaria è scadente, sarà comunque scadente anche l'immagine finale. L'altra cosa importante nei framework è accertarsi che ci siano nelle caratteristiche delle informazioni a supporto dell'accessibilità. Quindi un framework che si dichiara completamente accessibile, diffidate di queste cose, perché vi do la prima risposta. A tutt'oggi non credo che esista un framework totalmente accessibile by default. Purtroppo i framework contengono alcuni errori, incomprensioni. Vedremo oggi che spesso non sono errori, sono interpretazioni, perché è molto difficile creare un framework che sia comunque completamente accessibile o comunque che permetta di creare tutto accessibile. Però diffidate da chi vi promette questa cosa, perché, come vi dicevo, non è assolutamente vera. I framework che noi però proponiamo oggi contengono, per esempio, delle informazioni a supporto. Uno degli esempi, basta andare su Framework Bootstrap Italia, prodotto da Agid e dall'ex team digitale, ora confluito nel MID, ma comunque pubblica amministrazione, vedrete che all'interno delle varie interfacce utente ci sono delle informazioni su come applicare accessibile, per esempio nelle finestre modali. O anche, per esempio, se noi andiamo invece al padre di Bootstrap Italia, cioè a Bootstrap, potete trovare qua e là sparsi, a parte potete trovare una pagina intera dedicata all'accessibilità, ma sparsi qua e là all'interno delle user interface potete trovare delle informazioni importanti per poter implementare in maniera accessibile le interfacce. Scusate, mi dice il sistema che la mia webcam si era spenta, non so se era vero, comunque ho ripristinato, spero che mi vediate. Allora, dicevo quindi, è effettivamente importante che chi sviluppa applicativi si metta in gioco e vada a leggersi all'interno dei framework quali sono queste informazioni e non partire con il concetto di accessibile by default, mi fido del framework e vado avanti così. L'altra cosa importante come prerequisito sono gli standard. Ricordate che tutto quanto la progettazione per il web si basa comunque, come tanti altri ambienti digitali, su standard. Nel nostro caso, il nostro riferimento è chiaramente il W3C, che è l'organizzazione internazionale che si occupa appunto di rilasciare questi standard, a cui più o meno fa riferimento interi stakeholder internazionali in merito di standard, e abbiamo detto già all'inizio che le WCAG arrivate ora alla versione 2.1 sono il riferimento tecnico standard e per noi anche il riferimento normativo. Molto importante, dietro la pagina principale, scusate, dentro la pagina principale dedicata all'accessibilità del W3C, c'è anche una ampia sezione dedicata verticalmente alle varie professionalità che sono coinvolte nei temi di accessibilità. E come vedrete, sono veramente tante le professionalità che sono coinvolte nel tema accessibilità. Noi lo diciamo sempre, sono un po' tutta la filiera della produzione del servizio digitale. Ecco, l'altro prerequisito importante di cui avete già parlato, ho visto già delle domande nella chat, ho sbirciato delle domande, i sistemi automatizzati per fare le verifiche. E qui c'è una cosa molto importante.
Non può esistere a tutt'oggi un sistema automatico completamente efficace per la verifica dell'accessibilità, tantomeno per la correzione dell'accessibilità, come qualcuno magari promette, perché è scritto anche nelle WCAG stesse: una verifica dell'accessibilità è un'attività che coinvolge test automatizzati e valutazioni umane, perché alcune cose è impossibile da portare a termine in maniera, diciamo, manuale. Per esempio, immaginate quando un sito web è composto da migliaia o centinaia di migliaia di pagine, fare un'indagine manuale diventa impossibile, ma viceversa, alcuni criteri di accessibilità, che vi ricordo, quelli obbligatori sono 50, non possono essere valutati e diciamo resi evidenti con strumenti automatizzati. Vi posso dire che in maniera abbastanza non scientifica ma sperimentale, la maggior parte degli strumenti che fanno valutazioni automatizzate di accessibilità possono andare a trovare non più di un 50-60% dei criteri di successo. Poi chiaramente dipende dalla tipologia del contenuto. Chiaramente dipende molto da quali contenuti sono stati pubblicati. Quindi, fatto questa bella introduzione con questi prerequisiti, andiamo a vedere in maniera sintetica, ma ho cercato di fare una cosa verticale ed efficace, gli errori più comuni, che sono anche le cose che magari sentiamo dire sempre, no? Per esempio, quando si fanno formazioni, il problema del testo alternativo delle immagini sembra una cosa che si può bypassare, no? Perché alla fine ormai chiunque ha avuto un sentore o una informazione di base in accessibilità sa che le immagini devono essere correlate da un testo alternativo che permette, per esempio, alle persone con disabilità visiva di accedere ugualmente al contenuto. Ma andiamo a vedere però che in realtà quando facciamo le verifiche con i colleghi anche che insieme a me fanno questo tipo di attività, scopriamo che questo problema c'è sempre. E vediamo quali sono in effetti qual è il problema. Innanzitutto c'è una affermazione, cioè a volte le immagini sono puramente decorative. Poi chiediamoci anche: perché mettiamo immagini puramente decorative? Qualche volta le immagini puramente decorative possono anche confondere gli utenti e non essere un abbellimento come magari pensiamo. Quindi bisogna fare molta attenzione anche a questo tipo di analisi. In ogni caso, quando l'immagine è puramente decorativa, l'attributo alt delle immagini può essere lasciato vuoto, anzi deve essere lasciato vuoto, in modo che le tecnologie assistive possano comprendere che quell'oggetto è presente, ma non deve essere letto all'utente perché non ha significato. E quindi il costruttore di contenuti non deve inserire nel testo alternativo un testo privo di significato, per esempio immagine, IMG, foto, immagine decorativa. E questo invece è una delle cose più note che troviamo come problematica. Altra cosa, l'altro errore frequente è il fatto che, per esempio, nei CMS automatici, dove magari c'è una modalità standardizzata di creazione dei testi alternativi, può succedere che lo sviluppatore decida di attivare questo format, questo pattern, ossia se l'utente non se il redattore non specifica qual è il testo alternativo, anziché lasciarlo vuoto, inserisco per esempio il titolo dell'articolo a cui il testo si riferisce. E questo è un grande errore, perché ci sarebbe una ridondanza di informazioni, cioè titolo uguale a testo alternativo, che non aggiunge alcun significato al contenuto. Quindi, qual è un esempio a questo punto di testo alternativo interessante per il contenuto? Innanzitutto capire il contesto. Se ho un'immagine dove c'è un gruppo di lavoro,
dove viene accolta una nuova figura professionale e c'è qualcuno che la accoglie stringendogli la mano, il test alternativo corretto potrebbe essere la coordinatrice Maria Bianchi stringe la mano alla nuova arrivata Francesca Rossi, chiaramente nome di fantasia. Qual è quello errato? Immagine di persone al lavoro. Ecco, quel testo lì è completamente errato perché non aggiunge alcuna cosa al contenuto. Quindi, come vedete, in una cosa molto banale, in realtà abbiamo di fronte tante cose da poter dire. Titolazioni. Allora, i titoli delle pagine, i titoli dei contenuti. Arcinoto, tag H1, H2, H3, nella loro, diciamo, dipendenza, quindi H1 titoli di primo livello, H2 titoli di secondo livello e così via. Qui per la prima volta vediamo un framework che in qualche modo può indurre in errore la persona che, seppur esperta in implementazioni e anche magari in accessibilità, può essere diciamo così, indotta in errore. Per esempio, su Bootstrap esiste una classe che si chiama H1, H2, H3, che in pratica che cosa fa? Veste visivamente la stringa, che magari è semanticamente un paragrafo, come se fosse un titolo. E questo è un errore perché chiaramente noi dobbiamo dare un'informazione che è coerente non soltanto semanticamente, cioè una cosa comprensibile alle tecnologie assistive, dobbiamo darla genericamente accessibile e quindi anche alle persone che vedono le interfacce utente e quindi se un titolo è visivamente un primo livello, deve esserlo anche semanticamente, anche semanticamente, quindi visivamente, semanticamente. Chiaramente questa classe su Bootstrap può indurre in errore perché io posso creare un paragrafo che visivamente è un titolo e questo potrebbe diventare un errore. Ovvio che su Bootstrap l'hanno implementata perché in qualche contesto potrebbe servire. Sta a chi utilizza le user interface scegliere il modo giusto per applicarlo. Anche su Bootstrap Italia c'è una cosa che può indurre in errore. Per esempio, in uno degli esempi dove si evidenzia il titolo H1, viene presentato uno span annidato con una classe che si chiama testMuted, e questo span annidato in pratica aggiunge una specie di sottotitolo all'intestazione. Perché questo può generare un errore, anche se teoricamente, se fosse una piccola appendice, non credo che anche i colleghi esperti di accessibilità possano essere così stringenti e segnalarlo come errore. Può diventare un errore importante quando la parte completamente H1 diventa un orpello, quindi quasi insignificante, quindi una piccola citazione, e il vero H1 andare dentro lo span di classe text muted, e quindi di fatto fare la cosa opposta, quindi avere un titolo che semanticamente è H1, ma che visivamente invece diventa un titolo secondario. Quindi questo, ecco, già avete capito che perché i framework possono nascondere delle piccole insidie. Quindi avete già capito con questo primissimo esempio che dire il mio sito è accessibile perché ho usato Bootstrap Italia che è accessibile è una cosa parzialmente vera o se preferite non sempre vera. Dipende poi, sapete, no? La cosa, la famosa storia del bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno, ma insomma, questo poi vedremo. Altra cosa, contrasto di colore. Sappiamo anche qui è una delle cose di base, no? Cioè i colori devono avere un ottimo contrasto. Quindi il colore di primo piano deve essere ben contrastato con quello di secondo piano. Lo sappiamo benissimo, è uno degli ABC della formazione, eppure anche questo è una delle violazioni primarie che troviamo in accessibilità.
C'è una falsa convinzione, cioè che lo sento dire molte volte anche da colleghi, esperti di design, no? Perché l'alto contrasto sembra brutto, sembra poco elegante. In realtà è una interpretazione che non ha alcun riscontro scientifico, diciamo così. E qualche volta invece questo problema del colore, del contrasto di colore, può essere una errata interpretazione o una non chiara indicazione che ci portiamo dietro dai framework. Per esempio, in questo caso, Bootstrap, quando presenta i suoi colori di base, espone dei colori che, diciamo, normalmente sono quasi sempre accessibili. Questo, per esempio, nell'esempio che ho riportato, c'è cioè la lista dei pulsanti primari, secondari, di pericolo e di successo di Bootstrap, e diciamo che possiamo dire che più o meno sono colori accessibili, così come diciamo, la sua derivazione italiana, cioè Bootstrap Italia, il nostro Bootstrap, presenta dei colori accessibili, diciamo, by default. Ma andiamo a vedere. Il nuovo Bootstrap, la versione 5.1, introduce una nuova classe che si chiama BS Text Opacity, che permette ai creatori di contenuti di indicare una opacità del testo. Ecco, questa opacità, in base a dove viene applicata, può generare un basso contrasto di colore, che sembra avallato dalla possibilità che Bootstrap lo rende disponibile, mentre invece non è così. Quindi, attivando questa classe che rende quindi opaco questo contenuto, incorriamo un problema di accessibilità. Chiaramente qui in Bootstrap mancherebbe una nota per gli sviluppatori, però chiaramente si può risalire anche alle conoscenze che si hanno in altre parti. Stessa cosa, ne abbiamo visto anche prima nell'esempio di Daniela. Anche su Bootstrap Italia ci sono dei pulsanti che sono mostrati come disabilitati e c'è una classe CSS che fa vedere un pulsante disabilitato. Se il creatore dell'interfaccia non attribuisce a quel pulsante anche il concetto di attributo disabled, all'interno del pulsante, dell'elemento button, è chiaro che si può includere un errore di accessibilità perché io posso usare quel pulsante in qualunque altra parte. E quindi questo può indurmi a pensare che lì ho un problema di accessibilità, no? Magari, ma sono io che magari non ho implementato bene questa caratteristica che anche Bootstrap Italia mi mette a disposizione. Altra cosa importante che ci portiamo dietro, e questo devo dire che è uno degli elementi più disattesi a livello di accessibilità, si tratta del focus da tastiera. Cioè, quando navigo un sito, devo poterlo navigare semplicemente utilizzando la tastiera, dimenticandomi il mouse. Perché? Questo tipo di navigazione è interessante, per esempio, per le persone con disabilità motoria. E comunque questo tipo di interfaccia viene, tra virgolette, utilizzato anche da molte tecnologie assistive. Quindi questo comportamento è anche analogo a quello che fanno le tecnologie assistive. Quindi è importante avere il focus visivo da tastiera. E qui vediamo che comunque sia Bootstrap Italia che Bootstrap normale, diciamo così, che Bootstrap generale, hanno questa cosa. Quali sono però le problematiche che nascono? Vi ho detto, spesso troviamo il focus da tastiera non visibile, è un problema fondamentale, molto importante. Tre cose fondamentalmente troviamo. Qualche volta un azzeramento volontario del CSS. Che istanzia la pseudoclasse Focus. E quindi c'è proprio una incomprensione di questo importante ruolo in accessibilità che magari qualche sviluppatore dimentica, oppure anzi va proprio ad azzerarlo, quindi lo ignora, e questo è un grande problema.
Quando ci sono dei CMS autogenerati e quindi anche diciamo dei CSS autoprodotti, qualche volta ci si dimentica di creare appunto la classe, la pseudoclasse Focus, e questo chiaramente è un problema. Qualche volta negli applicativi complessi, per esempio in molti applicativi che fanno pesante uso di sistemi JavaScript, la sovrascrittura in tempo reale della DOM può portare alla cancellazione di questo focus e quindi diventa veramente importante farci caso. Le etichette dei campi di input, ne ha parlato anche prima Daniela, è importantissimo. Diciamo, dare una semantica corretta alle etichette dei campi di input. E anche questo è un problema che troviamo spessissimo. I due framework che abbiamo preso oggi come esempio, entrambe espongono una struttura di base perfettamente accessibile, ovviamente, perché è un punto fondamentale. Però vediamo cosa succede. Che cosa succede quando la troviamo inaccessibile? Succedono fondamentalmente quattro cose. Molto spesso che la label, quindi l'elemento label, non è dotato del necessario attributo for. E qualche volta questo attributo for non è referenziato correttamente, e cioè qualche volta è referenziato a un campo ID, quindi l'identificativo del campo di input associato alla label, inesistente. Qualche volta la label è associata ad altri campi di input, ad altri scorretti o comunque ad altri campi di input che magari sono stati fatti semplicemente, purtroppo, con il copia e incolla. Qualche altra volta, purtroppo anche questa abbastanza spesso, troviamo l'attributo for della label associato non alla ID, ma all'attributo name del campo di input o ad altri attributi possibili del campo di input. E questi sono chiaramente tutti errori molto molto importanti. C'è un'altra cosa all'interno dei campi di input da considerare, che è quello dell'utilizzo degli elementi y-area. Troverete per esempio negli esempi molto spesso, sia di Bootstrap che Bootstrap Italia, l'utilizzo di area label all'interno del campo di input, nascondendo così la etichetta. Una cosa primaria che non ho scritto nelle slide, ma ve la dico. Innanzitutto, la cosa principale è che questa tecnica è spessissimo errata. Ok? Poi, questo è un prerequisito. Se non c'è la label, è un errore. Punto. Non sì, però non è su, però non serve. È un errore. Poi vediamo. Qualche volta l'area label può anche essere accettabile, però ricordiamoci che diminuisce la parte selezionabile del campo di input, perché se io faccio seleziono l'oggetto con il mouse, per esempio, è tutto il campo di input, input e label che diventano cliccabile. E se il tutto è una checkbox, per esempio, quello spazio si riduce notevolmente. Qualche volta non indicare una label esplicita vuol dire che a molte persone con disabilità cognitiva non gli stiamo fornendo una utile informazione. Altra cosa su cui andiamo veramente veloci: il placeholder non è un sostituto della label. Punto. Non c'è altro da dire. Non lo è semanticamente e non lo può essere. Anche i framework possono indurre a fare degli errori nei campi di input. Per esempio, in Bootstrap esiste un campo di input, multi-inputs, si chiama, multiple inputs, dove ci sono due input descritti solo da area label e non da un'etichetta vera, dove per esempio si richiede nell'esempio il nome e il cognome. È chiaro che una persona può sbagliare con molta facilità dove mettere il nome e dove mettere il cognome, e quindi questo è chiaramente un errore di accessibilità indotto dal framework. Anche in Bootstrap Italia può indurre a un errore, per esempio nello snippet che istanzia l'autocomplete dei campi di input,
la citazione della label non c'è. Non c'è perché alcuni step precedenti è stato specificato che eventualmente può essere nascosta. Chiaramente non è stato replicato nell'esempio sottostante, ma è ovvio che nel framework questa indicazione c'è. È una, diciamo così, incomprensione o comunque un miglioramento che verrà fatto nei framework, chiaramente, per migliorare costantemente anche dei supporti per l'accessibilità. Su questo ci lavorano tutti, sia Bootstrap Italia che Bootstrap che tutti gli altri gestori di framework. Lingua della pagina, attenzione, le pagine hanno una lingua. Se faccio copia e incolla del template standard di Bootstrap o di qualunque altro framework, la lingua magari è stata in inglese, semplicemente perché chi l'ha pensato era in lingua inglese, o comunque perché è una lingua, diciamo, universalmente riconosciuta anche in informatica. Quindi ricordarsi che è necessario modificare la lingua. Ultima parte, ma forse una delle più importanti, anche se la più difficile, per questo che avevamo per ultimo, è il ruolo degli elementi. In HTML ogni elemento ha un ruolo. Questo ruolo è importantissimo perché descrive la semantica degli oggetti. Per esempio, esiste in HTML il ruolo nav, cioè dove mettere un menu. Ma si può chiaramente, attraverso attributi y-aria, vi invito a leggervi questo standard, si può dare un ruolo qualunque a un oggetto, magari che quel ruolo non ce l'ha. Per esempio, assegno il ruolo nav a un div. Per esempio, perché Bootstrap può indurre in errore? Per esempio, quando mostra i bottoni, fa vedere chiaramente che la classe che genera visivamente il pulsante può essere una qualunque. Quindi, no, scusate, la classe è quella, BTN, la classe istanzia il pulsante e può essere assegnata a un oggetto qualunque. Quindi qualunque oggetto HTML senza semantica può avere l'aspetto di pulsante. E questo è un errore. Scusate, volevo dirvi, questo è importante. Per esempio, molto spesso i menu hamburger che troviamo nelle applicazioni hanno questo problema, non sono veri pulsanti, ma sono visivamente pulsanti, completamente però invisibili alle tecnologie assistive e magari non utilizzabili neanche con l'utilizzo da tastiera. Quindi, brevemente in questo ciclo, diciamo, in questa mini formazione, chiamiamola così, ma è quasi più un invito a prendere coscienza dell'accessibilità, è questo. Abbiamo visto che i requisiti sono molti, alcuni sembrano banali, ma qualche volta possono anche non esserlo, possono nascondere delle insidie, però avete visto che in questi principi magari correggere queste insidie è anche abbastanza facile. È evidente che molti altri requisiti sono più complessi dove è corretto utilizzare le competenze delle persone esperte in accessibilità. Comunque, ricordatevi che l'accessibilità non riguarda solamente chi fa copia e incolla dei framework, ma è un progetto complesso e è un processo e non esiste un'alternativa migliore. Esiste sviluppare accessibile, non è un'alternativa, è quello e basta. Allora, dunque, passiamo a questo punto. Ci ho cercato di recuperare anche un po' di tempo per rispondere alle vostre domande. Vediamo che cosa mi raccontate. I criteri obbligatori sono indicati nel WCAG 2.1? Sì, le WCAG 2.1 contengono circa 70 criteri di successo, ma quelli indicati come tripla A non sono obbligatori, quindi sono solamente A. E singola A e doppia A. L'immagine può essere di aiuto alla comprensione per un utente vedente, ma è superflua per un utente non vedente. Sì, certo, quando l'immagine è, diciamo, un appiglio importantissimo per una persona, per esempio, che ha difficoltà a leggere e quindi si aggancia con le unghie e con i denti alle immagini che voi mettete, se quell'immagine però è completamente descritta dal testo adiacente, il testo alternativo può diventare chiaramente non necessario.
La mancanza di gerarchia corretta, sì, è un problema, nel senso che il principio che le informazioni e le correlazioni devono essere sempre rispettate è sempre valido. Qui diciamo che in teoria nelle WCAG non sarebbe espressamente richiesta una completa gerarchia dell'utilizzo, non esplicitata, ma è intrinseca perché chiaramente un H2 deve dipendere dal proprio H1. Uno, non esiste un paragrafo di un libro che non ha un titolo di un capitolo. Quando H1 è troppo grande rispetto al titolo dell'idea, è possibile mettere il titolo della pagina H2? No, no, nel senso che bisogna gestire queste cose da CSS. Una pagina ha un titolo H1, è la cosa più naturale e più logica possibile. Se è troppo grande, si agisce di CSS e lo si fa più piccolo e poi si va lì nel CSS e si scala tutto quanto il resto. Allora, documento PDF. Dunque, il PDF può essere accessibile come un HTML. Normalmente non c'è differenza in accessibilità fra HTML, CSS e PDF. Se il PDF è accessibile, è perfettamente utilizzabile dalle persone con disabilità come un HTML. È una scelta di formato. Alcuni formati sono adatti per alcune cose, altri per altre. Dunque, un attimo che c'è una notifica che mi nasconde. Ritorno alla questione del link criterio. Sì, è vero, alcuni framework contengono l'indicazione che i link possano essere non sottolineati. Questo purtroppo è un errore dei framework che va rapidamente corretto. Ma un testo disabilitato, ad esempio, è un grigio che sarebbe normalmente troppo chiaro. Allora, qui c'è un mondo a parte, i testi disabilitati per normativa possono essere grigio chiaro, diciamo così. Poi si può discutere all'infinito sul significato di un pulsante disabilitato. Esempio, se il cestino è disabilitato e me lo fai vedere grigio chiaro, quindi l'ipovedente non lo vede, però secondo me può essere interpretato come un errore, perché non si sta dando un'informazione all'utente, cioè il cestino è vuoto. Titoli in maiuscolo e minuscolo sono accessibili, la scrittura va fatta così come è nello standard, diciamo. Tutto maiuscolo è un errore. Quindi, vabbè, l'altra ho già risposto. No, non va bene che sono solo bold. I link non possono essere solo bold. Non possono essere descritti solo dal colore, quindi cambia colore, perché sarebbe una WCAG che dice non si può veicolare un contenuto solo attraverso il colore. E poi sarebbe chiaramente una modalità che, diciamo, visivamente. Per esempio, le persone che hanno difficoltà a riconoscere il colore non possono quindi accedere a quel contenuto perché non sanno che si sta parlando di un colore. E il bold, lo strong, semanticamente, chiaramente non è un link. Questo cosa avrebbe fatto anche i fornitori? Sì, è giustissimo, e lo so, infatti, cioè io personalmente sono veramente tantissimi anni, i miei capelli grigi chiaramente lo ricordano. Quale tool consiglia primo test di accessibilità da browser? Quindi quale tool consiglia per primo te? Cioè, i tool automatici di verifica accessibilità, a mio avviso, vanno sperimentati tutti. Perché comunque solo sperimentandoli tutti si può capire che esistono quei limiti di cui vi ho già parlato. Falsi positivi, falsi negativi e tutte queste cose. Sul sito del comune, dal punto di vista di accessibilità, posso pubblicare libri interamente scansionati? Diciamo, una scansione di un contenuto non è per sua natura accessibile, perché è destrutturata dalla semantica.
Quindi qualunque contenuto, che sia un libro, che sia qualunque altra cosa, per il quale si è fatta una scansione e si è poi trasportato in un PDF, quel PDF non sarà accessibile by default, perché quel PDF sarà semplicemente un pezzo di carta digitalizzato, mancando la struttura semantica. Credo di aver terminato. Sì, Fabrizio, Gianluca, grazie. ti trovo di Sì, nuovo. sei riuscito anche a rispondere a tutte le domande che sono arrivate. Probabilmente andando avanti Bene, ne ottimo. arriverebbero altrettante. È stato utilissimo questo intervento, così come gli altri. E abbiamo sforato leggermente coi tempi, però visto che il numero di partecipanti è rimasto sostanzialmente invariato dall'inizio alla fine, se in questo momento siete oltre 600, quindi significa che il webinar, l'argomento è stato di vostro interesse e gradimento. Io passerei direttamente ai saluti finali se non ci sono altre domande o considerazioni che vogliono fare i relatori. E quindi tanto ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti in questo ciclo di webinar. Ve li ricordo molto velocemente. Abbiamo avuto Roberto Scano, Viviana De Paola, abbiamo avuto tantissimi relatori, le registrazioni dei webinar, i materiali sono già tutti disponibili su Eventi PA e su una playlist dedicata su YouTube. Ringrazio anche tutti i partecipanti per aver seguito questo ciclo di webinar e per averli resi veramente interattivi. Sono stati webinar che hanno avuto spesso addirittura centinaia di domande da parte dei partecipanti. I nostri relatori sono stati bravissimi a rispondere a tutto. È un argomento che interessa molto Agid come format, quindi sicuramente ci saranno altre occasioni anche in futuro per parlarne. Sono molto contento, Gianluca, che il tema dell'accessibilità è un tema che nell'inclusione digitale è veramente fondamentale e è giusto che ci sia questa attenzione che in questo momento c'è. Sono assolutamente d'accordo. E niente, io mi prendo veramente giusto qualche altro secondo prima di chiudere questo terzo e ultimo webinar di questo ciclo, ricordandovi che i materiali saranno disponibili su Eventi PA, le presentazioni sono già disponibili, la registrazione sarà disponibile nel primo pomeriggio, il tempo proprio di scaricarla e pubblicarla sul nostro canale YouTube, mentre gli attestati invece ci prendiamo qualche giorno di tempo perché siete veramente tanti, quindi dobbiamo fare le opportune verifiche e poi attestare le presenze su Eventi PA da cui poi potrete scaricare l'attestato. Vi ricordo che soltanto a coloro che hanno partecipato a due webinar su tre sarà rilasciato appunto l'attestato. Io spero che questi incontri siano stati utili, oltre che di vostro gradimento. Dal mio punto di vista sicuramente sì, è stata una importante panoramica a partire dalla normativa, arrivare poi ai casi concreti che Fabrizio ci ha raccontato, quindi secondo me è stata veramente un'attività molto utile che andrà replicata in futuro. Ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio Antonella, la collega che ha gestito questi webinar e tutte le colleghe dello staff che ci hanno supportato e a questo punto non mi rimane che augurarvi buon pranzo, buon fine settimana e con l'accessibilità in mente, Fabrizio, se posso dire, perché è il primo passo per poter realizzare contenuti realmente accessibili a tutti, no? Quello che abbiamo capito in questo ciclo di webinar è che non dobbiamo pensare a un utente specifico, ma pensare che quello che facciamo può essere di utilità sicuramente alle persone con disabilità, ma anche a chiunque di noi che si trova a lavorare o a fruire, ad andare sul web in contesti particolari, come può essere un ambiente molto luminoso, rumoroso e tutte le cose che ci siamo detti in queste 3 settimane. Grazie ancora per la partecipazione, grazie ai nostri relatori che sono intervenuti e arrivederci a presto.